hanno venduto Apple per 3 miliardi di dollari, 3 miliardi. La Beats. No, vabbè, ma voglio dire, a livello musicale, Dr. Dre... Sì, cioè, ma al di là dell'aspetto musicale, l'aspetto imprenditoriale con Dr. Dre è fuori di testa. Cioè, Dr. Dre ha tirato fuori Eminem. Sicilia, carico e scarico, e poi si parte per una nuova avventura. E adesso c'è un amico speciale che casualmente ho trovato qua, un amico di Ninja che conoscete, Damiano Crognali, il podcaster. Adesso ci vediamo, ci beviamo un caffè insieme, nel frattempo carico e scarico. Damiano Crognali, che ci fai qua? Sto lavorando in Sicilia. Ma senti, ma questo camper bello. Sì, ma la connessione internet c'è? No, un camper c'è la connessione internet. Adesso arriva il nostro amico DJ. Abbiamo un DJ sociologo è conference, sarà il DJ resident dell'evento. Partiremo il palco, io e lui, ci divertiremo, sarà tutto un po' improvvisato, ti avverto. Vabbè, ma il freestyle è la parte del nostro esatto, è bellissimo che lo siamo venuti a trovare qua nei suoi luoghi, nei suoi territori, prima di vederlo all'azione coi piatti, perché quella è la cosa che sa fare davvero alla grande. Dove ci porti? Allora, ragazzuoli, vi porto a Scopello, che è un borgo sul mare bellissimo. Poi ai Faraglioni, che è poco distante, dove hanno girato il postino di Tornatore. E poi niente, poi proviamo ad andare al porto di Castellammare, che è figo anche quello. Il golfo di Castellammare, questo è Castellammare. Quella lì è Alcamo, dove sto io. Lì c'è Balestrate, questo è tutto il golfo di Castellammare che voi avete circumnavigato probabilmente venendo qui con il vostro Ninja Bus. Mentre Scopello è più avanti. Cioè, qua ti scontravi con un contesto che comunque aveva certe resistenze rispetto all'espressione libera di certi concetti, di certi pensieri. Cioè, se te parlavi di certe cose o andavi a scrivere sui muri di qualcuno di un certo tipo, cioè ti arrivava qualcuno e diceva: oh, bello mio, ma che ti pensi di essere a Milano? E in più c'era un ritardo anche nell'acquisizione delle informazioni che magari venivano dagli Stati Uniti. Noi i dischi, i video, il materiale culturale da cui prendere ispirazione arrivavano con un grosso ritardo rispetto a Milano, dove magari c'erano dei negozi specializzati. Qua arrivava L, sempre per citare Paolo Azzurro, arrivava L, però voglio dire, cioè Vibe magari dall'America, Source, però cioè, noi eravamo molto primordiali nel fare hip hop qua in Sicilia. Cioè, la fase di flessione dal 2000 fino al 2005-2006, la fase di ripresa dopo la spinta di Paola Zucar, di Fibra, di Marrakesh. Rapper epistico è una categoria filosofico-concettuale elaborata dall'amico Fibra, attraverso il quale lui è riuscito a sdoganare l'hip hop e a farlo arrivare a tutti. Cioè, facendo rime semplici. Facendo rime semplici, cioè less is more. Non so quali siano i retroscena, ma credo che abbia pensato a un certo punto: bene, cioè io faccio gli incastri della Madonna e non arriva a nessuno. Depotenzio la tecnica, cioè, e mi concentro sulla musicalità e sul contenuto. E mo abbiamo Fibra che riempie gli stadi, insomma, cioè l'hip hop che ritorna dopo la fase di flessione, di difficoltà. E fino ad arrivare al contesto contemporaneo in cui, cioè, tu trovi l'hip hop, o meglio, trovi il rap nella sua declinazione trap, perché l'hip hop è diverso dal rap, è una disciplina dell'hip hop. Quindi oggi ci trovi comunque il rap, ancora di più la trap, dentro i circuiti mainstream. Però guarda, cioè, in Sicilia fare hip hop non era come farlo a Milano, Si era arrivati al punto in cui la gente non capiva il lato artistico della cosa. When I say fuck you, but it's not, it really means fuck you when I say fuck you. Sonic 2001 aveva venduto più di 10 milioni di copie. Sostanzialmente l'hip hop in Italia è nato secondo due direttrici. Una, appunto, quella dei centri sociali, anche se in realtà era una forma di comunicazione, perché non prendeva veramente le radici dell'hip hop, no? Cioè era una, come dire, una modalità espressiva di, soprattutto di messaggi
politici, e quella è la direttiva. L'altra direzione, infatti, scusa se ti interrompo, in quella direttrice lì si incrociava col punk, che era l'altro genere che comunque presentava questa prospettiva antisistemica, comunque di contenuto politico. In qualche modo sì, era un modo per esprimere dei messaggi in un contesto di divertimento, di ballo, no? Quindi potevano arrivare meglio questi messaggi grazie alla forma, appunto, del rap, se vogliamo. Mi riferisco proprio ai 99 Posse, che hanno di fatto iniziato loro quell'area. L'altra direttiva è stata Jovanotti, cioè è lui che in realtà ha importato il forte modello culturale dell'hip hop in Italia, anche là non venendo veramente dall'hip hop. Quindi insomma, c'è due linee direttive che nessuna delle due è veramente hip hop, che hanno portato l'hip hop in Italia. Poi dopo è attecchito in maniera diversa. Una architettonica di case, una a fianco all'altra, con una piazza al centro, e che rappresenta il modo in cui nelle comunità rurali si organizzava la vita sociale. Quindi c'è questa parte centrale qui dove si scambiavano col baratto, comunque con lo scambio, col dono, i prodotti probabilmente della terra o del mare, e sì, ci si prendeva cura della prole, degli animali e quant'altro. Ed è rimasto il cortile, è rimasto questo presidio, che tra l'altro, scoprendo, ha un, se non ricordo male, una vocazione militare, cioè ci stanno delle torri di avvistamento, perché da queste montagne si vede tutto il golfo, quindi si vedevano le navi che arrivavano. Ti dirò, le due linee di sviluppo dell'hip hop in Italia, quella di Jovanotti, dicevi bene te, e quella dell'antisistemica, politicizzati, dei centri sociali, in realtà si sono mosse parallelamente. Comunque Jovanotti è arrivato prima, comunque ha avuto una diffusione mediatica prima ancora della linea di sviluppo a contenuto politico. Cioè lui riprendeva dall'hip hop quello che negli Stati Uniti era il fight for your right to party, cioè combattere per il tuo diritto a fare la festa, dei Beastie Boys, o l'approccio dei Run DMC, quell'idea venemenziale dell'hip hop di passarsela bene. Poi dopo, nei primi anni 90, è arrivato il modello NWA, il modello Public Enemy, il modello, come dire, legato alla contestazione. Però Jovanotti arriva prima sul piano mainstream, ecco. Anche se, ripeto, cioè, nel sottosuolo, nell'underground c'era già il nucleo di chi faceva l'hip hop, come dire, per come andava fatto nell'impostazione statica, salti frontali, Isola Rossa Posse, Isola nel Cantiere, esatto. Come vedi, sono tutte, effettivamente hai citato tutti i nomi, DJ Graf, che arrivavano dai centri sociali. Sì, era comunque legata a quell'universo lì, il nucleo è nato lì, poi Neffa, Sangue Misto, poi pian pianino comunque, cioè, si sviluppasse, come la tesi che ho fatto io, no? La cosa interessante era come questa forma si localizza in qualunque contesto, essendo una forma come se fosse un canovaccio che poi si riempie di contenuti locali, e lì pian pianino sono venuti fuori tutti i gruppi che hanno fatto emergere culture locali, napoletani, siciliani. Sì, no? Perché poi si è legata, ma come negli Stati Uniti, al territorio. Si è legata al territorio, certo. Ma negli Stati Uniti è pure così, c'hai le East Coast, West Coast, il rap di certo. Detroit, di J. Dilla, il South, il Dirty South, cioè c'hai lo sound di Philadelphia, ma è ovvio che sia così, anche perché comunque ti dirò di più, cioè proprio negli anni 90, cioè il legame con la musica del luogo era molto forte, perché i DJ trovavano, non era come ora che c'avevi internet, magari riuscivi ad accedere allo stesso bacino di musica a cui accedeva magari uno di Hong Kong, a cui accede uno di Hong Kong, certo. Cioè tu i dischi li trovavi nei negozi di dischi di qui, certo. E quindi trovavi, cioè il tuo stile musicale si definiva a partire da quello che c'avevi qui. Come mi ha detto, gli affari si fanno nei momenti di crisi. Abbiamo spiegato a Dre cosa fosse Napster e lui risponde: fatemi vedere. Abbiamo digitato Dr. Dre e sono uscite circa 400.000 canzoni gratuite. È tutto gratis. La gente scarica una canzone alla volta senza pagare. In quel momento ho capito che eravamo finiti. Hanno venduto a Apple per 3 miliardi di dollari, 3 miliardi, la Beats. No, vabbè, ma voglio dire, a livello musicale, Dr. Dre... Sì, cioè, ma al di là dell'aspetto musicale, l'aspetto imprenditoriale con Dr. Dre è fuori di testa. Cioè, Dr. Dre ha tirato fuori Eminem. Ha tirato fuori NWA, ha tirato fuori se stesso con The Chronic, ha tirato fuori Eminem, cioè icona Indiano del rap mondiale. Ha tirato fuori 50 Cent. Sta
calcolo che sono nel business da ormai 15 anni e pratico il DJing da 25 anni. Di fantasia, di pensiero divergente, unbreakable ne dovevi avere. Cioè, per immaginarti che quello che per la maggior parte delle persone era un elettrodomestico come il giradischi potesse diventare uno strumento musicale. La fantasia ce la devi avere. Calcola che io quando avevo 11-12 anni così andavo a lezione di chitarra e c'è stava il chitarrista, il maestro che mi insegnava la pentatonica e dietro di lui ci stava sto giradischi e io lo fissavo. A un certo punto ho detto: scusa, ma quello è uno strumento musicale? Lui mi fa: no, quello serve solo a riprodurre musica. Ho smesso di prendere lezioni di chitarra ovviamente e ho cominciato a mettermi in testa l'idea che quella roba lì potesse suonare, cioè io potessi trasformare il giradischi in uno strumento. Ma questo musicale. Prima di vedere che c'erano avevo visto Giorgio Prezioso in alcuni video di Jovanotti, avevo visto anche Terminator X con i Public Enemy, okay. Il Run DMC, insomma, okay, cioè okay. Avevo un'idea del fatto che sta roba qua si facesse con i giradischi. È stato DJ Kulerka avere iniziato a mettere due piatti con lo stesso disco che riproduceva quindi DJ breakbeat nel momento in cui i b-boy ballavano. Turntables era il momento più, perché in quei tempi c'era la disco e si metteva un brano e iniziava alla fine. Allora calcola che il turntablism è l'arte di suonare scratch, il giradischi, certo, il DJing ha un'evoluzione un po' più complessa e taglia trasversalmente un po' i diversi generi musicali. Come dicevi te, c'è l'universo disco rappresentato prima dall'off di Dave Mancuso, poi da Nicky Siano, Larry Levan, questa gente qui che ha poi dato vita al filone del DJing house, è quello più del break, del funk di, sì, alla James Brown, che è quello di DJ Kulerka da cui nasce poi l'hip hop, che è fondato sull'idea secondo cui è possibile ripetere all'infinito con due copie uguali dello stesso disco, okay, un pattern ritmico che tu ricavi dai migliori pezzi funk, dai migliori pezzi funk in quel dai pezzi funk, certo, dei pezzi che si ballavano in quel periodo. Grand Wizard, Grand Wizard, Grand Wizard, no tricks, check it out. Giving you more and more and more and more of what you bargained for. Che diciamo la riflessione era che aveva visto che i b-boy, i ballerini in quel momento di sala ballavano di più quando c'era un determinato pezzo. Allora ho detto: perché non teniamo sempre quello? Esattamente, quel pezzettino là. Questa è la filosofia. Invenzione, diciamo, geniale. Sì. Semplice ma geniale, capito? Hanno messo due dischi uguali sui due piatti e da là è nato il beat. Il rap nasce su quella cosa che si ripete a loop, no? Come ci siamo trovati oggi alla fase 2 del rap? Questa qua milionaria, perché un giorno mi sono andato a vedere un concerto di Marrakesh, c'erano migliaia e migliaia di persone di tutte le generazioni, dalla mia in giù, quindi trasversale, e mi sono reso conto che il rap è diventato un'industria multimilionaria. Questo è diventato oggi, e lo è diventato perché sono imprenditori, capito? Sono sempre stati imprenditori di se stessi, cioè hanno creato le etichette, hanno creato la distribuzione, hanno creato i video, il marketing. Questa è la differenza, no? I mixtape negli anni 90 avevano questa funzione di diffusione, ma poi è un aspetto fondamentale dell'hip hop, cioè diffondere il writing sul treno a questo obiettivo, cioè cercare di arrivare a quante più persone possibili. Il mixtape nell'hip hop a livello di sottosuolo aveva questa impostazione, cioè arrivare a quanto... Anche Dre racconta che ha iniziato con le cassette, a fare le cassette in cameretta e poi... Guarda, il mio socio, di cui poi ti mostrerò un disco, è DJ Double S, che è uno storico del nastro mischiato, ha fatto storia rispetto a questa roba qua. Cioè tu, pur nelle limitazioni che può avere uno strumento musicale come il giradischi, sei inserito all'interno di un contesto favorevole, riesci a produrre cultura, cioè non è che ti rompi perché il contesto ti pone dei limiti, cioè stai lì, ci salti sopra coi piedi al giradischi, però alla fine deve suonare, cioè alla fine deve permetterti di esprimere il tuo potenziale, cioè il concetto di unbreakable è quello, cioè io non mi rompo perché ho un giradischi in mano o un contesto che mi pone dei limiti al mio potenziale, cioè io ci salto sopra fin quando il mio potenziale non si esprime.
Siamo qua, una vista bellissima anche qua. Adesso ci beviamo un caffè nel van con DJ Delta, Damiano. Poi intervista per RTL 102.5 dal Ninja Van. Di Mirko Pallera, direttore di Ninja. Allora, Ninja è una piattaforma per potenziare le aziende. Quindi noi ci occupiamo attraverso l'informazione, la formazione, la tecnologia di aiutare le aziende a fare quel passo verso quella famosa trasformazione digitale. Caro, allora ci si vede a Milano fra qualche giorno. È stato un piacere stare qui con te, vedere la Sicilia dai tuoi occhi. Bello. Ovviamente le tue zone ha tutto un altro sapore, per cui dai, ci vediamo a Milano, pacchiamo fra qualche giorno. Lui è l'MC, io sono il esatto. DJ. Ciao, a presto. Ciao.